intanto tornare a Dio cercando di rendere alfabetizzati i cristiani, i quali hanno un po' perso quella che è la grammatica cristiana, i fondamentali, si direbbe in un termine calcistico, e quando non si usano bene i fondamentali si può tirare qualche calcio del pallone, ma non vincere una partita. Dobbiamo tornare ai fondamentali, quindi l'annuncio della fede, l'iniziazione cristiana fatta con serietà, coinvolgendo le famiglie, non lasciando che i bambini ricevano un messaggio contraddittorio in parrocchia e un altro in famiglia, cercando di mettersi in contatto con la cultura del nostro tempo. Non dobbiamo avere paura della cultura, le culture non devono impressionarci, il cristianesimo ha sempre affrontato tutte le culture con le quali si è incontrato, cercando di dare il suo messaggio, un messaggio che è stato accolto, spesso è stato respinto, ma chi lo ha accolto ha visto che la propria cultura non perdeva in identità ma ne guadagnava in profondità. E poi il problema del bene comune, cioè la comunità cristiana attenta a quello che è il bene dell'uomo e di tutto l'uomo, quindi impegnarsi a livello delle istituzioni civili, inserendosi dentro le istituzioni civili e amministrative per dare un nostro contributo alla crescita della società. Da che cosa si augura per il dopo Aquileia? Ma il dopo Aquileia io mi auguro che le diocesi del Triveneto prendano in mano veramente la loro storia individuale, propria di ciascuna diocesi, per metterla insieme con quella delle altre. Oggi non possiamo più camminare, come dire, separati nel territorio. Alcune cose le dobbiamo e le possiamo fare insieme, dobbiamo intensificarle, dobbiamo metterci. Ci sono alcuni ambiti nei quali la formazione cristiana, la formazione politica dei cattolici e l'uso dei media, la formazione di persone adulte che sappiano dare le ragioni della propria fede. Grazie. Prego. Grazie mille.